Coronavirus, nuovi casi, la rabbia di De Luca, impennata di positivi, 27 nuovi contagiati dal virus nella giornata di oggi in Campania. Il governatore si arrabbia, rilassamento generale, così non arriviamo a settembre. Spento il focolaio di Mondragone, ma servono più controlli sui viaggi di ritorno. Torna l'incubo Covid, focolaio in Irpinia, aumenta in maniera allarmante il numero dei contagiati in provincia di Avellino, tutti positivi parenti del 69enne di Santa Lucia di Serino, ricoverato in gravi condizioni al Moscati. Il sindaco assicura situazione sotto controllo, altri casi a Rotondi e Serino. Addio Ennio Morricone, cordoglio in Campania, è morto a 91 anni il premio Oscar che ha segnato la storia della musica. Dal governatore De Luca al patron De Laurentiis, da De Magistris al ministro Di Maio, il ricordo del grande maestro. 3 anni fa la sua ultima partecipazione ai concerti alla Reggia di Caserta. Gradimento dei cittadini, il crollo di De Magistris, Governance Poll 2020, nella classifica dei governatori De Luca è 11°, mentre tra i sindaci scivola sul fondo De Magistris al 100° posto. In Campania il sindaco più apprezzato è Vincenzo Napoli di Salerno, ad Avellino festa, penalizzato dai casi Movida e Mercato. Appalti e spaccio, duro colpo ai casalesi, maxi operazione antidroga della DDA di Napoli e dei carabinieri tra le province di Caserta, Napoli e Modena, 17 le persone arrestate. Nel mirino degli inquirenti un gruppo di spacciatori che secondo l'accusa avrebbero agevolato il clan del boss Schiavone. Nuovi poveri da Covid, l'allarme della Caritas, aumentate in maniera preoccupante le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che chiedono aiuto alla Caritas. E la denuncia di Don Nicola De Blasio della diocesi di Benevento, ospite di Punto di Vista. Servono aiuti concreti da governo e regione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione anche su Facebook di 8 Channel News. In apertura l'impennata di positivi, 27 nuovi casi in Campania. Il governatore De Luca avverte: vedo un rilassamento generale, così non arriviamo a settembre. Sentiamo Rossella Strianese. Cala il numero dei tamponi, sale quello dei contagi. Il bollettino relativo al coronavirus in Campania presenta un aumento significativo dei positivi. 27 in tutto su 775 tamponi eseguiti. Una situazione molto pericolosa che spinge il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a lanciare l'allarme. Ancora oggi il problema non è risolto, Stiamo registrando contagi di importazione, ma stiamo registrando anche un rilassamento che è estremamente pericoloso. Noi rischiamo di trovare dietro l'angolo l'epidemia. Quando io vado in giro come un monaco trappista qui con la mascherina, anche quando c'è il sole che batte, tento di farlo per dare un esempio, per combattere il nuovo senso comune per il quale se vai con la mascherina sembri un extraterrestre. No, abbiamo detto che non è obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno, ma quando vi sono assembramenti bisogna mettere obbligatorio. Sugli ingressi occorrono controlli rigorosi, aggiunge De Luca, ricordando il caso di un cittadino campano arrivato con un volo diretto New York-Roma. Risultato positivo solo dopo i controlli cui è stato sottoposto arrivato a destinazione, dopo aver viaggiato anche in pullman e in treno. Si segnalano inoltre i casi di arrivi di cittadini dell'est, tra cui braccianti e badanti, in assoluta promiscuità a bordo di pullman, senza nessun controllo efficace. Intanto si può definire spento il focolaio di Mondragone, da domani sarà eliminata la zona rossa. È stato completato nelle palazzine dell'ex Cirio l'esame dei tamponi effettuati dopo 15 giorni di incubazione. Sono stati effettuati altri 450 tamponi e isolati i residui 17 casi positivi, per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. E in Irpinia i casi salgono a 10 con un focolaio nel Serinese, ma il sindaco di Santa Lucia di Serino tranquillizza: la situazione è sotto controllo. Vediamo. Preoccupano i nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi esteri. 6 persone residenti a Santa Lucia di Serino, tra cui un uomo di 69 anni di nazionalità venezuelana, ma da 10 anni residente in Irpinia, ricoverato sabato scorso in condizioni critiche anche per patologie pregresse di cui soffre. Un altro contagiato a San Michele di Serino, paese
paese confinanti, altri due a Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre per altre due persone di Serino si attende l'esito del secondo test dopo che erano risultate negative al primo. I residenti dell'Alta Valle del Sabato si dicono preoccupati e dispiaciuti per il nuovo focolaio, soprattutto perché nella dura fase dell'emergenza erano stati attenti e i comuni erano quasi tutti Covid free. Se ci dobbiamo allontanare ci pensiamo un po' di più, specialmente per noi anziani. Speriamo che si fermi così. Ci siamo un po' lasciati pure andare con la noce. Le misure che c'erano prima sicuramente, cioè, non le abbiamo più mantenute. Intanto il sindaco di Santa Lucia di Serino raccomanda tanta attenzione. Stiamo ricostruendo tutti quelli che sono stati i contatti con i positivi, siamo in continuazione, in modo continuo in contatto con l'ASL, con la regione, con la prefettura e stiamo mettendo in atto tutto quanto è possibile per poter bloccare e quindi circoscrivere quello che è un potenziale contagio. E altri contagiati in Irpinia riguardano una 32enne di nazionalità romena, residente a Muschiano, ed era risultata positiva venerdì scorso al tampone dopo essersi recata in ospedale per partorire. E l'azienda ospedaliera Moscati, temendo la possibilità di dover fronteggiare eventuali focolai, ha riaperto la palazzina Covid allestita durante il periodo di emergenza. Ora la scomparsa del premio Oscar Ennio Morricone, morto a 91 anni, dal governatore De Luca al patron De Laurentiis, passando per De Magistris e il ministro Di Maio, il ricordo del grande maestro sulle note dei suoi concerti. Vediamo con Simonetta Iepparillo. È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, da Per un pugno di dollari a Mission, a C'era una volta in America, da Nuovo Cinema a Paradiso a Malena, aveva 91 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore, i funerali si terranno in forma privata. La sua musica è stata la colonna sonora della nostra vita, ricorda il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Abbiamo avuto l'onore di ospitare il maestro Morricone durante la rassegna Un'estate da re alla Reggia di Caserta nell'estate del 2017, continua De Luca. Due concerti memorabili, ma ancora più straordinaria fu la possibilità di conoscerlo da vicino. Il maestro amava moltissimo la Campania, che lo ricorderà in eterno. L'Oscar alla carriera a 79 anni per Morricone è stato il compimento di un lunghissimo percorso fatto di musica pensata, concepita, creata soprattutto per il cinema. È volato via Morricone, oltre i confini della terra, come la sua musica. Addio al genio di una profonda sensibilità. Questo è il ricordo del sindaco di Napoli, De Magistris. A ricordarlo anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dice: con Ennio Morricone se ne va un pezzo del cinema mondiale e resteranno eterne le sue musiche che accompagnarono le imprese polverose dei Pistoleri di Sergio Leone e quelle dei protagonisti dei I Pugni in Tasca di Marco Bellocchio, ma anche i sanguinosi scontri della battaglia di Algeri di Pontecorvo o il vagabondare di Totò in Uccellini e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Immenso maestro Morricone, la tua musica vivrà per sempre, questo il ricordo del ministro Luigi Di Maio. Ciao maestro, vivrai per sempre nella tua musica, annota invece il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia. E alle 12 in punto, tra le strade del comune salernitano di Buonabitacolo, è risuonata la colonna sonora del film Mission, un capolavoro in musica del maestro Morricone. Nel giorno della sua scomparsa, il paesino del Vallo di Diano ha voluto così rendere omaggio al premio Oscar, trasmettendo le sue note attraverso i megafoni del campanile della chiesa. A deciderlo il sindaco Guercio, con la collaborazione del parroco, un gesto assolutamente doveroso per quello che è stato ed è il maestro Morricone, quello che amiamo definire la voce di Dio, ha precisato la fascia tricolore, che ha ricordato come le celebri colonne sonore non siano mai mancate nelle iniziative del territorio. Ora il sondaggio Governance Poll 2020. Nel gradimento dei governatori De Luca è undicesimo, mentre nella classifica dei sindaci crolla De Magistris al centesimo posto. In Campania il sindaco più apprezzato è Vincenzo Napoli a Salerno. Vediamo.
L'onda della pandemia investe anche la politica locale, solleva alcuni leader e ne affonda altri in uno stravolgimento del consenso che guarda prima di tutto alle regionali di settembre. Nell'annuale classifica prodotta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sono Luca Zaia tra i governatori, Antonio De Caro tra i sindaci, gli amministratori locali più popolari. Il governatore del Veneto, così come i presidenti di Friuli, Umbria e Calabria, tutti del centrodestra, gode di un consenso plebiscitario. Una notorietà aumentata con l'esplosione dell'emergenza. Emergenza Covid, nel corso della quale per motivi diversi si sono fatti trovare in prima linea, come è accaduto per Vincenzo De Luca. Il presidente della regione Campania guadagna il 4,9% e risulta undicesimo nella classifica nazionale, dopo Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, e prima di Michele Emiliano e Nicola Zingaretti. In Campania però le sorprese arrivano dalla classifica dei sindaci. I più amati sono Vincenzo Napoli, primo cittadino di Salerno, fedelissimo di De Luca, eletto 4 anni fa, è al 15° posto, seguito subito dopo dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al 16° posto. L'ex guardasigilli ha ringraziato i suoi concittadini dalla pagina social, sottolineando che la cifra è ancora più straordinaria perché non ho alcun piedistallo partitico da cui decollare, scrive il sindaco di Benevento. Deludente è il piazzamento del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, al 96° posto della classifica del gradimento, eletto solo un anno fa, ma già in calo di 6,8 punti, appena prima di Carlo Marino, sindaco di Caserta, al 98° posto. Fanalino di coda è il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, che segna un calo di 24 punti e scende al 100° posto in classifica, segnale di una parabola in forte discesa per il sindaco Masaniello, che quasi al termine del mandato perde la fiducia dei napoletani che lo avevano rieletto nel 2016 con quasi il 70% delle preferenze. E ad Avellino a causare il flop di Festa sono state, secondo i cittadini, soprattutto le vicende Movida e Mercato. Vediamo. Avranno pesato senz'altro il caso Movida e la querel Mercato nella valutazione degli avellinesi che fanno sprofondare nella classifica dei sindaci italiani Gianluca Festa. Il primo cittadino Enjoy in un anno perde il 6,8% dei consensi e scivola al 96° posto nella classifica di Governance Poll, la graduatoria stilata dal Sole 24 Ore sul gradimento dei 105 sindaci della penisola. Qualche scivolone di troppo lo ha penalizzato e gli avellinesi in particolare non hanno perdonato il maxi assembramento la sera dello scorso 31 maggio a Via dei Concili, che ha portato Avellino alla ribalta delle cronache nazionali. Festa per me non è sindaco per Avellino. Per posizionare gli ultimi posti solo per quella, per quel bluff, per quella cosa che ha combinato a Via dei Concili, secondo me è un po' esagerato. Ha fatto finire un mercato che era diciamo per gli avellinesi, era dal dopoguerra che si faceva questo mercato. Non credo che sia il peggior sindaco per quello che sta facendo ad Avellino, e va ancora ad Avellino. Non credo sia il peggior sindaco che ha avuto Avellino in questi anni. Per me sta facendo delle cose buone, no? Non saprei, potrebbe essere comunque una classifica secondo me abbastanza giusta per ciò che ha fatto in merito alla città. Non sono d'accordo sulla sua posizione in classifica, perché comunque è sempre stato un sindaco disponibile e aperto ai giovani. Però da un lato si trovi tra gli ultimi posti, proprio perché ha sbagliato a livello nazionale. Insomma, abbiamo visto che è stato di cattivo esempio. Cambiamo decisamente argomento. Operazione antidroga coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dai carabinieri tra le province di Napoli, Caserta e Modena. 17 le persone arrestate. Ci dice tutto Alessandro Fallarino. 15 persone finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, per una 18ª il divieto di dimora in provincia di Caserta. Tutti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Questo al centro delle indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, condotte dai carabinieri di Caserta, che all'alba hanno fatto scattare un maxi blitz tra la Campania e l'Emilia-Romagna. Un gruppo di pusher guidato da Francesco Caterino, 31 anni, figlio di Giuseppe, detto Peppino, boss della famiglia Schiavone, molto vicino al capoclan Francesco Schiavone, detto Sandokan. Peppinotto, secondo l'accusa, fu tra i primi esponenti ai mestieri guadagni nella cosca in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Modena. Ora il figlio Francesco, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in tempi in cui quasi tutti gli elementi apicali del clan sono in cella, era entrato nel redditizio business dello spaccio, particolare questo piuttosto inusuale per un clan che fino a qualche anno fa si occupava soprattutto
lotto di appalti pubblici. Cocaina, hashish e marijuana venivano acquistate tra il napoletano e rivendute nel Casertano, in Emilia-Romagna. Durante l'attività avviata nel 2015 sono state sequestrate finanche armi da guerra, oltre a varie dosi di stupefacenti, tra i quali cocaina, hashish e marijuana e somme di denaro, ritenute essere provento delle illecite cessioni. L'operazione ha portato i militari di Casal dei Principe fino in provincia di Modena, dove sono state arrestate alcune delle persone indagate. Sono tanti i napoletani che quest'estate resteranno in città e si riverseranno prevalentemente nella zona flegrea e sull'isola di Ischia. Tra crisi e coronavirus, dunque, puntano sulle bellezze della Campania anche per rilanciare l'economia. Vediamo. Non andrò in vacanza, rimango a Napoli perché è una bellissima città, quindi non c'è motivo di allontanarsi. Sarà un'estate all'insegna di brevi fughe in spiaggia, passeggiate tra le bellezze della nostra regione. Turisti non se ne vedono, se vengono ci devono garantire che non hanno problemi di infezione. I napoletani, tra crisi economica e coronavirus, puntano sul mare della Campania e sulle sue bellezze storiche, paesaggistiche e culturali. No, non andiamo in vacanza quest'anno. Quest'anno andiamo al mare qui, fuori alla Caracciola, a Bagnoli, all'Arenile Libera, perché soldi non ce ne stanno. Da Mergellina all'Arenile di Bagnoli, passando per le isole del Golfo, ecco dove andranno i napoletani a villeggiare. Io ero abituato di Ischia, ma quest'anno, perché le spiagge sono piccole, gli spazi sono stretti, quindi preferiamo restare a casa. Non manca comunque chi vuole allontanarsi, ma puntando comunque sulle regioni del sud. Quest'anno io già avevo una prenotazione, per cui non essendoci stata nessuna restrizione del governo, per non perdere l'acconto che ho dato, andrò in vacanza. Spero, non per me vado in vacanza, perché ho la mia nipotina piccola che ogni anno puntualmente per via della bambina la porto sempre a villeggiare. Boh, non so con questo quello che è successo. Adesso qua, già mi sono fatto 3 mesi di vacanza. Troppi incivili vanno isolati, è il monito del sindaco di Salerno contro chi sporca e abbandona rifiuti in città. I controlli non si fermeranno, assicura Enzo Napoli. Vediamo. Isolare e smascherare chi sporca in bratta la città. Il comune di Salerno si impegna in una lotta agli incivili che ha visto scendere in campo nelle scorse ore polizia municipale e il sindaco stesso, blitz nella movida in centro e nella zona orientale, individuate e sanzionate ben 10 persone, tra cui anche 2 gestori di locali per il mancato rispetto della raccolta differenziata, multe da 500 e 1000 euro e una denuncia per abbandono di rifiuti ingombranti. Devo dire che c'è un attacco in questi giorni particolarmente pesante. Noterete che noi ripuliamo e dopo un'ora, 2 ore si torna ad essere di nuovo imbrattati e sporchi. Ma diciamo, chi si sta adoperando per sporcare la nostra città deve sapere che con grandissima probabilità non la passerà liscia. Per l'intanto prego i miei concittadini di avere un comportamento adeguato, così come hanno sempre dato prova di avere, ed isolare chi non fa quello che si deve fare. Intanto il sindaco Napoli è primo in Campania, quarto nel sud Italia e 15° a livello nazionale nella graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore sugli amministratori delle città capoluogo. Io non svolgo la mia azione con l'occhio rivolto ai click e ai mi piace. Io svolgo una funzione con onore, spero, con caparbietà e con insistenza. Vengono i consensi, ne sono assolutamente lusingato. Perdo consensi, mi dispiace, ma continuo a fare quello che ho sempre fatto e che continuerò a fare perché credo che sia il dettato di un mio impegno personale, il mio dettato morale. Nuovi poveri da Covid, aumentate in maniera preoccupante le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che chiedono aiuto alla Caritas. La denuncia di Don Nicola De Blasio della Diocesi di Benevento, ospite di Punto di Vista, servono aiuti concreti da governo e regione. L'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus sta mettendo a dura prova la già fragile economia di migliaia di famiglie campane. Una situazione che appare chiara nella sua drammaticità a chi si occupa di poveri da sempre. La Caritas è costantemente impegnata per lenire i disagi economici di tantissime persone. E con il coronavirus la situazione si è aggravata sempre di più, come rileva uno studio dell'Istat sui nuovi poveri nella nostra regione. Migliaia di persone che rischiano anche di finire nelle mani sbagliate, come spiegato
spiega Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas diocesana di Benevento. Ospite nella trasmissione Punto di Vista condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Purtroppo c'è un aumento del quasi 60-70% di persone che si stanno rivolgendo ai nostri centri di ascolto per la prima volta. Il problema più grande arriverà nel momento in cui ci avvicineremo verso l'autunno. È lì che io inizio un attimo a vedere ancora più nera la situazione. Ci fermeranno gli aiuti, ci sarà lo sblocco dei licenziamenti. Io la vedo veramente dura, quindi quella che è stata un'emergenza sanitaria, che adesso sta diventando emergenza economica, non vorrei che diventasse emergenza sociale, dove qualcuno potrebbe cavalcare l'onda. Don Nicola, tra l'altro grande tifoso del Benevento Calcio, poi accende i riflettori sui benefici che potrebbero arrivare per il Sannio, ma anche per l'Irpinia, con i giallorossi in Serie A. Preparare veramente un pacchetto che possa permettere a tutti di venire con la famiglia, ad essere tranquilli, a trascorrere 24 ore di serenità e di gioia, a vedersi anche la partita di calcio. Io sto pensando al percorso religioso che può andare a Pietralcina, a Montevergine, tutte le zone che riguardano il Sannio e l'Irpinia. Weekend di sangue sulle strade della Campania. In tre diversi incidenti hanno perso la vita un 33enne di Cava dei Tirreni, un 19enne di Villa Literno e un 30enne di Scafati. Sara Botte. Domenica di sangue sulle strade campane, stroncate tre giovani vite poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. Il 33enne piastrellista salernitano Aniello Lamberti si è schiantato con la sua moto contro il cancello di una casa privata a Cava dei Tirreni, in località Sant'Anna. È morto sul colpo per un'emorragia interna, indossava il casco. Lascia due figli di 4 e 8 anni, un maschio e una femmina. Avviate le indagini per capire cosa possa aver fatto finire fuori strada il giovane. Ieri l'addio nella chiesa di Sant'Anna. Altra tragedia, ieri sera in via Veneto a Castel Volturno, a perdere la vita un 19enne di Villa Literno. Salvatore Carmellino stava rientrando dal mare con il suo scooter. A bordo anche il fratello gemello, ricoverato in gravi condizioni. Questa notte alle 3, poi nell'agro Nocerino a Scafati, un pizzaiolo trentenne di origini ucraine è deceduto sul colpo dopo lo schianto con il motorino guidato da un amico, non in pericolo di vita, contro il palo nei pressi di una rotatoria tra via Poggiomarino e via De Gasperi. Paura in Valle Caudina, lo storico bar del centro di San Martino è stato dato alle fiamme nella notte sul rogo. Indagano i carabinieri di Avellino, vediamo. Si segue la pista del dolo per far luce sull'incendio che ha devastato uno storico bar di San Martino Valle Caudina. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 quando le fiamme sono divampate all'esterno della caffetteria Vittorio in via del Balzo, la strada principale del paese. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea insieme a quelli del comando provinciale di Avellino che hanno domato il rogo. I carabinieri della compagnia di Avellino hanno effettuato i primi rilievi. Sarebbero state ritrovate delle tracce che confermerebbero la natura dolosa delle fiamme. Il movente sarebbe da ricercare nella vendetta messa in atto da un avventore del bar che aveva avuto una violenta discussione con i titolari nei giorni precedenti. Determinanti saranno le immagini delle telecamere posizionate nei dintorni. I carabinieri stanno cercando di far luce sull'episodio quanto prima. Le fiamme hanno comunque danneggiato seriamente il locale e la palazzina. Duro il commento del sindaco pisano e del consiglio comunale di San Martino Valle Caudina che hanno condannato l'episodio definito di inaudita gravità. È stata messa a rischio la vita di tante persone, essendo il bar inserito in una cortina continua di case. Solidarietà è stata espressa alla famiglia Pisaniello, titolare del bar, e a tutti gli abitanti del quartiere. Quarto giorno di protesta per i lavoratori del centro commerciale La Fabbrica di Salerno, in presidio per chiedere un incontro con il governatore De Luca. Monte orario ridotto, stipendio al minimo e cassa integrazione è una vergogna, dicono gli operai. Sara Botte. Protestano i lavoratori del centro commerciale La Fabbrica di Salerno, presidio sotto al comune, per chiedere un incontro con il governatore Vincenzo De Luca. Stipendio al minimo, monte orario ridotto, dopo l'incontro nei giorni scorsi con il sindaco Napoli che si era impegnato a mediare con la proprietà, la famiglia Lettieri, nulla è cambiato, denunciano gli operai nuovamente in cassa integrazione. In effetti siamo stati rimasti abbandonati dal gruppo Lettieri, siamo stati prestati a delle cooperative
operative lavorativamente, ma non hanno rispettato ciò che era gli accordi fatti con il comune, i contratti a 40 ore, quindi siamo ora a 23 ore, i contratti part time che effettivamente poi non stanno rispettando, siamo in cassa integrazione e quindi non stiamo prendendo nessun salario. Poi abbiamo lavorato anche a maggio e a giugno e non ci sono state retribuite le ore lavorate, e non hanno pagato tutti gli assegni familiari, ci tocca la 14ª nel mese di luglio e non c'è stata retribuita, quindi la situazione è grave. Noi cerchiamo in tutti i modi di avere un incontro con il presidente della regione Campania, che conosce bene questa situazione. Lui ha firmato questi accordi con la famiglia Lettieri che non li ha rispettati. Le famiglie, io sono monoreddito, due figli, una moglie a carico. Siamo 18 e altri due dipendenti che non sono mai rientrati a lavorare dopo aver finito gli ammortizzatori sociali. Il centro commerciale non va bene, loro sono proprietari anche in parte di altri centri commerciali che sarebbe le cotoniere, ma non ci ascoltano. Ora la cultura. Nella splendida cornice del Parco archeologico di Pestum si è svolto il concerto Le vie dell'amicizia, diretto dal maestro Riccardo Muti e dedicato a Palmira e alla Siria, il primo evento pubblico per la Campania dopo l'emergenza Covid. Filippo Notari. Ponte di pace tra l'Italia e la Siria, costruito idealmente con i suoni della musica e la bellezza della cultura, nell'incantevole cornice del Parco archeologico di Pestum. Ieri sera il maestro Riccardo Muti ha diretto l'orchestra giovanile Luigi Cherubini e i musicisti della Syrian Expat Philharmonic Orchestra nell'Eroica di Beethoven. Una sinfonia che racchiude ideali di uguaglianza e libertà che sono alla base dell'evento, sostenuto da Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno e Ravenna Festival. Il concerto Le vie dell'amicizia, infatti, è stato dedicato alla Siria e a Palmira. Non a caso Muti, dal podio di Pestum, ha lanciato un messaggio a tutti i governanti affinché lavorino per garantire la pace al nostro mondo, dove migliaia di milioni di persone e di bambini muoiono di fame, di malattie e muoiono sotto le bombe. Si dice che una goccia nell'oceano non basta, però senza quella goccia e le altre gocce l'oceano non si forma. Chissà. Vediamo. Il concerto, dedicato a Irene Calaf, giovane donna vittima di un agguato, e all'archeologo Khaled Al-Sad, è stato il primo evento pubblico dopo l'emergenza Covid. In platea hanno potuto prendere posto 800 persone e l'incasso della serata è stato devoluto in beneficenza. Una serata definita straordinaria dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Musica, arte, storia, archeologia, solidarietà. Un altro grande evento dal respiro internazionale organizzato dalla Regione Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Ripartiamo dalla cultura per il rilancio della nostra regione, ha commentato sui social il presidente della Giunta regionale campana. E la stagione lirica del Teatro San Carlo farà tappa anche a Benevento, al Teatro Romano, il 1° agosto con la 9ª Sinfonia di Beethoven. Maria Teresa De Lucia. Sarà ancora Ferdinando Creta a guidare per un altro anno il Teatro Romano di Benevento. Riconfermato alla direzione dell'area archeologica dopo il pensionamento, Creta ha accettato l'incarico. Sto ancora qua a svolgere il mio ruolo da pensionato, però con lo stesso spirito e con lo stesso impegno che l'ho portato avanti fino al 1° maggio. E tanto entusiasmo anche per la ripresa che ha fatto registrare successi inaspettati dopo il lockdown. Benevento ha avuto la fortuna di riaprire il 2 giugno. Il numero di visitatori ha fatto registrare oltre 1200. Un numero registrato al di là delle iniziative ospitate, la presentazione dei finalisti del premio Streghe e un appuntamento con la musica classica. Ora però l'estate del Teatro Romano è ricca di eventi. Con l'Orchestra Filarmonica di Benevento abbiamo una stagione secondo me ricchissima. Ma non solo il Teatro Romano di Benevento ospiterà il San Carlo di Napoli nella proposta pensata per la ripartenza in piazza del Plebiscito e poi in tour in altri luoghi della Campania. Ho già avuto la conferma di essere entrati nella rassegna Campania Lirica della Regione Campania e quindi avremo il 1° agosto il San Carlo di Napoli, non solo con l'orchestra ma anche con il coro per la 9ª di Beethoven. Lo spettacolo che il San Carlo farà a piazza Plebiscito a Napoli farà a Carditello, a Padule e a Benevento. Stiamo lavorando insieme a Scabec per rifare la lirica possibile. Ci fermiamo qui per stasera, grazie regia ad Aldo Fenizia. Vi ricordo a partire dalle 21 l'appuntamento con 8 Gol e vi auguro una buona serata. Arrivederci.